Dottore? Sindaco, apra la seduta per cortesia. Presente. Iniziamo? Allora, faccio Dichiaro l'appello. aperta la seduta all'appello? Sì. No, dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e procediamo con l'appello. Ok. Cassani. Presente. De Molli. Presente. Garzonio. Presente. Valsecchi. Presente. Battaglia. Presente. Perazzolo. Presente, alzata di mano presente. Ha problemi con l'audio. Sì. Ok, Tajano. Presente. Scanelli. Presente. Piccinelli. Presente. Grasso. Presente. Grasso. Presente. La sento molto bassa. Questi sono i mezzi che ho a disposizione, mi spiace. Scandolara. Scandolara. Non c'è la scienza. Io vedo, la vedo, ma non. Sì, adesso alzata di mano. Alzato la mano. Dottor, alzato di mano che ha problemi di audio. È collegata esattamente di audio. Boffi. Presente. Presente. Presente Boffi. Novarina. Presente. Tutti presenti, sindaco. Perfetto. Presente Tomasini. Scusatemi, è presente anche l'assessore esterno Tomasini, giustamente. Scusi l'assessore. Esatto. Allora, espongo io l'unico punto all'ordine del giorno che avevo già sommariamente e informalmente anticipato alla capogruppo in occasione dell'incontro che abbiamo fatto per la commissione elettorale. Si è trattata una convocazione d'urgenza perché avevamo l'esigenza di rinnovare la convenzione, della gestione del servizio associato di polizia locale che scadeva il 18, quindi oggi. Noi per tempo ci siamo mossi, abbiamo detto al Comune Capofila che avremmo dovuto portare in consiglio. Il segretario di Somma diceva che forse si poteva fare di giunta. Alla fine siamo arrivati all'altro giorno, quando abbiamo fatto la convocazione il venerdì, a vedere che Somma ha convocato il consiglio d'urgenza. Quindi, essendo il Comune Capofila, ci siamo tutti adeguati perché anche con il nostro segretario abbiamo appurato che è una materia di stretta competenza del Consiglio Comunale, per cui deve passare dal Consiglio, sia che sia rinnovo o, come in questo caso, una richiesta di proroga. Proroga. Esatto. Quindi l'ordine del giorno ha un unico punto, quindi il punto numero uno, che ci recita proroga la convenzione tra i comuni di Arsago Setio, Casalotto Sempione e Somma Lombardo per la gestione di forma associata di alcune funzioni di polizia locale. Allora, cominciamo col dire che questa richiesta di proroga è arrivata espressamente dal nostro comune, perché, come ho appena detto, dovendo arrivare al rinnovo della convenzione per altri 4 anni, abbiamo evidenziato alcune criticità che debbono essere risolte per migliorare la gestione operativa del servizio. Preso atto che il convenzionamento di polizia locale è un'opportunità che i nostri comuni hanno sfruttato fino ad oggi per molte competenze e soprattutto per quelle di natura di servizio, infatti è una convenzione di servizio. Noi riteniamo invece che debba essere migliorata questa convenzione sotto profilo dell'operatività. Il problema di fondo è che per avere una convenzione che sia efficiente sotto l'aspetto operativo deve essere garantito un organico
completo dei corpi di polizia locale dei singoli comuni. Noi oggi abbiamo un unico agente e quindi questa cosa non ci permetterebbe di poter dare quel contributo alla convenzione di cui poi chiediamo anche il reso. Perché abbiamo chiesto la proroga di 6 mesi? Perché esperite tutte le lunghissime fasi burocratiche per cercare di trovare uno o due agenti attraverso le forme previste dal TUEL, non abbiamo avuto riscontro e quindi l'ultima opportunità è quella di fare un concorso. Abbiamo inviato il concorso, procedura che è durata parecchi mesi, siamo arrivati allo step finale, che è quello quindi della convocazione della prova selettiva, e sul più bello purtroppo è ritornata questa ondata di Covid che ci ha bloccato proprio nella possibilità di convocare le persone che hanno fatto domanda per poterle sottoporre alla prova di selezione. Tenete presente che sono arrivate un centinaio di domande che sono state ritenute idonee, per cui capite che fare un concorso con 100 persone oggi in queste condizioni diventa particolarmente difficile. Adesso nell'ultimo decreto credo che ci sia qualcosa a livello di possibilità, penso con un numero massimo di partecipanti. Adesso valuteremo con il comandante la possibilità di farlo secondo le norme previste dall'ultimo DCPM. Di sicuro non si potrà fare in zona rossa, però sperando che si cambi colore a breve, cercheremo di fare questo concorso per selezionare 2 agenti di polizia locale che potrebbe il nostro organico a 3 unità. Questo è sostanzialmente il motivo che ci ha portato a chiedere questa proroga di 6 mesi, condivisa dall'Assemblea dei Sindaci, quindi Casalata e Assago, e che verrà portata in Consiglio Comunale sia da noi che dagli altri 2 comuni nella stessa serata. Se ci sono interventi, prego pure i consiglieri di fare richiesta. Prof, se posso, a nome di Casolate Aperto ovviamente, ci chiedevamo se intanto se voi avete scritto di fatto nella quella che sarà l'approvazione di oggi che è stata valutata positivamente l'esperienza sinora condotta in questi anni con questo tipo di convenzione e ci chiedevamo se esiste un report che dimostri questa cosa e se ci siano appunto delle conferme rispetto alla positività dell'operatività di questa convenzione e se lei ha citato giustamente che adesso state cercando di implementare quello che è l'organico dell'ufficio di polizia locale di Casorate, però di fatto l'organico previsto a monte dalla convenzione era sempre stato 3, mi sembra, con 2 agenti, mi sembra che questi 2 agenti fossero già previsti all'inizio nel 2016. Ci chiedevamo come mai fossimo arrivati così, tra virgolette, tardi a cercare di implementare l'organico e da quanto tempo Casorate di fatto è sotto organico da questo punto di vista, essendo che all'inizio erano previsti comunque 2 agenti. Grazie. Allora, Casorate è sotto organico da circa un anno. Avevamo fatto un'assunzione di un secondo agente, che era l'agente Pica, attraverso assunzione da graduatoria esistente. Purtroppo l'agente Pica, dopo aver fatto la formazione con il nostro comune, ha fatto anche il corso in regione e tutto quello previsto dalla normativa, ha partecipato a un concorso vicino a casa sua, di Casal Monferrato, ha vinto il concorso e ha deciso di trasferirsi a Casal Monferrato. È un'opportunità prevista dal codice del contratto dei dipendenti pubblici. Nell'assunzione c'era un divieto di chiedere
una mobilità per, mi sembra, 2 anni, però nessuno gli può impedire di partecipare al concorso. L'ha vinto, ha dato le dimissioni, quindi si è licenziata formalmente ed è andata a lavorare in un altro comune. Oltretutto, quando ha dato le dimissioni, si è avvalso di una clausola prevista dal contratto con gli enti pubblici, dove ha chiesto che gli venisse riservato un posto, mi sembra, per 60 giorni. Quindi per 60 giorni non abbiamo potuto nemmeno... 3 mesi. Quanto? 3 mesi? Sei mesi di... Grazie consigliere per la correzione. Ecco, ha chiesto il mantenimento del posto per 6 mesi, perché c'è questa clausola nel contratto dei clienti locali, dei clienti pubblici, che dice che se nei 6 mesi lui non si trova bene dove è andato a lavorare, può tornare indietro. So che sembra assurdo, ma è così. Per cui per 6 mesi non abbiamo potuto muoversi. Dopodiché abbiamo iniziato, come ho detto, a esperire tutte le procedure richieste dal TUEL per l'assunzione di un nuovo dipendente, quindi cercando sulle graduatorie, chiedendo se per la mobilità, tutto quello che è previsto. Non avendo avuto nessun riscontro, abbiamo indetto il concorso, che è una procedura non semplice. Quindi le tempistiche sono lunghe per natura. I 2 agenti previsti, abbiamo appunto deciso di portarli a 3, perché il Comune di Casolate ha sempre avuto 3 agenti, ricordate, c'era il comandante e 2 agenti, quindi vogliamo portare ad avere 3 agenti come previsto dal nostro organico per poter tornare ad avere un servizio efficiente con la presenza dei nostri uomini in primis, che poi coordinato all'interno della convenzione possono comunque implementare il servizio. Consigliere Boffi, i report ci sono puntuali sull'operatività, quindi sui servizi fatti piuttosto che sugli interventi, su tutto quello che è la parte gestionale del servizio. Quindi se li desidera può chiederli, credo che il comandante non abbia nessun problema a fornirli. Sul fatto che siamo soddisfatti di come è andato il servizio, ribadisco, sicuramente abbiamo avuto delle positività, molto banalmente, una su tutte, la pattuglia domenicale non c'è mai stata. Tutte le domeniche c'è una pattuglia che gira sui 3 comuni con compiti di sorveglianza. Abbiamo partecipato ai bandi come convenzione, abbiamo vinto questi 2 bandi per sicurezza, ne abbiamo ancora adesso con l'ultimo bando a cui abbiamo partecipato, abbiamo preso delle risorse per gli interventi che sono stati fatti sul territorio. Insomma, ha sicuramente una positività, tant'è vero che tutti i comuni vanno nella direzione del convenzionamento. Io credo che si possa migliorare e si debba migliorare, come ho detto, in termini di operatività. Quindi questa è una condizione sine qua non che noi abbiamo posto al responsabile del servizio, chiaramente impegnandoci a fornire il materiale necessario perché possa adempiere a questa nostra richiesta. Grazie, prendiamo atto della risposta, ringrazio. Consigliere Scandolare, deve intervenire? Ma ha problemi di audio. Visto che ha alzato la mano, ma... Cinzia, non ti sentiamo, non ti sente nessuno, non so, è un problema... Vediamo se... Provo a contattarla, vedo se... Aspetta, scusate un attimo. Io ricordo nel frattempo, visto che c'è un ritorno fastidioso, che c'è qualcuno che ha ancora il microfono aperto quando non deve parlare. Vi chiedo solo di verificarlo, di prenderla come abitudine, perché purtroppo poi la registrazione che rimane va sempre a scatti e,
e rientra sempre qualche cosa. Grazie. Intanto posso intervenire io, Novarina? Prego. Vorrei farle semplicemente una domanda, considerando che la proroga è sino al 18 luglio 2021, quindi volevo sapere se avete valutato o state valutando altre opzioni, altre alternative al rinnovo. Grazie. Se abbiamo chiesto la proroga è perché riteniamo che nell'arco di questi 6 mesi che abbiamo chiesto come proroga, contiamo di portare a termine il concorso e selezionare gli agenti. Dopodiché faremo le nostre richieste al Comune Capo Convenzione da condividere anche con gli altri, con altri comuni associati, e vediamo se si riesce a trovare una quadratura del cerchio, perdonatemi il modo di dire, cioè se noi abbiamo delle richieste ben precise, che credo che comunque siano anche quelle degli altri comuni, e vogliamo continuare con questa convenzione, se no diversamente avremmo detto no grazie, non ci interessa più continuare, non la rinnoviamo e andiamo per conto nostro. Noi oggi abbiamo chiesto questa proroga perché vogliamo continuare con questa convenzione migliorata così come abbiamo richiesto. Ovviamente è previsto anche dal regolamento, nel caso in cui non ci trovassimo d'accordo, piuttosto che non fossimo soddisfatti del servizio così come anche ancorché modificato, abbiamo la facoltà di uscire dalla convenzione con le clausole accessorie previste dal regolamento. Però la nostra intenzione è quella di continuare con questa convenzione. Ok, grazie. Sempre Boffi, volevo capire un attimo, non so se magari mi è sfuggito adesso perché sentivo un po' a scatti, ma quali sono gli obiettivi che vorreste ottenere rispetto a quella che è il miglioramento della copertura degli agenti a caso rate, per esempio, i turni o la possibilità di soddisfare un maggior numero di incarichi come possono essere il controllo della cartellonistica di cantiere o tutte altre cose connesse, collaterali, più che non quello che viene fatto finora? Cosa vorreste ottenere, come vi volete muovere in questa direzione? Quali sono le richieste che vorreste proporre di mettere nella nuova convenzione, per così dire. Grazie. Allora, sostanzialmente fino ad oggi è stata gestita principalmente come una convenzione di servizi, per cui è stata attivata la centrale operativa unica, le pratiche vengono poi redatte dal comune capofila, quindi una convenzione di servizi quasi pura. Non è possibile, con il numero di agenti che sono presenti oggi nella convenzione, far sì che questa diventi una convenzione operativa. Mi spiego meglio. Se oggi manca un mio agente e mi serve per fare il servizio scuola, attraversamento scuola, io non ho la possibilità di chiederlo al comune, a un comune convenzionato, proprio perché andrei a scoprire quel comune avendo un numero limitato di agenti. Noi vogliamo invece arrivare ad avere un numero di agenti, quindi io parlo per Casorate, però so che anche Arsago si muoverà in questi termini e anche Somma si sta muovendo in questi termini, per un numero tale di agenti che ci consenta di poter intervenire anche in questo tipo di richiesta. Quindi se ho bisogno di un agente da Somma o da Arsago, riescono a darmelo per coprire un turno su Casorate, fermo restando che poi io dovrò restituire le ore che ho impiegato attraverso un turno di un mio agente. Questa è una cosa molto, molto pratica come esempio.
Quindi l'aumento della presenza sul territorio è una condizione sine qua non per poter garantire sicurezza e rispetto delle regole. Oggi con un unico agente, sapete che gli agenti lavorano su turni di 6 ore, per cui anche solo con 2 agenti, con un riposo settimanale piuttosto che una malattia, avremo un turno scoperto. Quindi vuol dire che o la mattina o pomeriggio non abbiamo la gente. Questa cosa deve essere ovviata attraverso la presenza di un terzo agente che vada a garantire la copertura del posto. E nel momento in cui tutti e 3 i comuni avranno un organico adeguato, se per sfortuna mi capita che 2 agenti sono ammalati nello stesso periodo, posso chiedere a Somma o Arsago di fornirci un agente su quel turno per coprire l'emergenza. Questo è uno degli obiettivi primari che noi vogliamo andare a coprire. Dopodiché anche un miglioramento di quello che è il servizio associato per quanto riguarda la gestione di tutte le pratiche, per esempio la gestione dei verbali e quanto è previsto la centrale unica. Ci sono delle sigle poco felici, non mi piace, ma c'è centrale unica operativa, ma proprio degli acronimi che sono inseriti nella convenzione, che però devono poter andare a lavorare a pieno regime. Per fare questo chiaramente servono gli uomini. Cioè si parte tutto da una base di personale. Se non c'è il personale, possiamo implementare quanto vogliamo le attrezzature, ma non abbiamo chi le fa funzionare. Per cui la cosa fondamentale è avere un numero di agenti congruo a far sì che l'operatività della convenzione sia garantita. Grazie, prendiamo atto. Forse c'era Martina che voleva intervenire, però non so se si sente, mi chiede di chiedere di provare. Mi sentite? Piuttosto lontano, ma si sente. Ok, perfetto, grasso. Niente, io volevo sapere semplicemente, visto che si è deciso di continuare con la convenzione, implementandola, migliorandola, quali sono stati i vantaggi che Casorati ha avuto nei passati 5 anni dall'essere appunto all'interno di questa convenzione? Grazie. Io ho capito pochissimo. Ripeto io, che forse ho sentito. Martina vuole chiedere quali sono, se riscontrati e riscontrabili, visto che la scelta è stata quella dichiarata di proseguire con il convenzionamento. Io aggiungo, non è detto che il convenzionamento sia per forza questo. E il sindaco ha detto che il futuro, il futuro va verso il convenzionamento, perché è effettivamente un discorso sinergico e anche di risparmio e di maggior copertura. Chiedeva, se non ho capito male, quali sono gli effettivi benefici che ha tratto la convenzione in questi anni e che ci portano a dire che proseguiremo su questa strada. Corretto, Martina? Sì, corretto. Se non mi vedete sto facendo di sì col pollice. Ok. Grazie. Penso di averlo già detto prima. Quindi non è il mio settore specifico, per cui nel caso il consigliere Garzogno, che ha la delega, può intervenire. Però, come vi ho detto, dalla partecipazione ai vari bandi regionali che prevedono una premialità per i comuni convenzionati, piuttosto che al servizio la pattuglia domenicale, che non è mai stata prevista, comunque avere un'implementazione importante per quanto riguarda per esempio la videosorveglianza, che è gestita dalla centrale unica, la stessa centrale unica con un numero reperibile, un numero per emergenza reperibile dove risponde un operatore. Sono tutte cose che sono arrivate con la convenzione, che ci portano a far apprezzare il lavoro svolto in questi anni. Ripeto, come ha detto anche il vice sindaco, questo è l'obiettivo della convenzione. Noi vogliamo continuare a realizzarlo con questa convenzione, fermo restando che verrà sottoposta chiaramente a verifica, perché non basta l'intenzione, poi servono le,
i risultati. Quindi noi è quello che chiediamo alla dirigente responsabile, è che le nostre richieste poi trovino una risposta puntuale. Quindi queste sono solo alcune cose che ribadisco, ho elencato perché le vedo molto presenti. Non so se il consigliere Garzoni vuole aggiungere qualcosa, può intervenire, visto che è il suo settore specifico e ci lavora tutti i giorni. Mauro, se vuoi dire qualcosa. Buonasera a tutti, Garzoni, mi sentite? Sì. Sentite? Sì. Sentite sì, un po'. Sì. Niente, pensiamo solo in una situazione attuale con un agente solo, cosa avremmo potuto fare, cioè non fare, se non fossimo stati in convenzione. Quindi tutti gli accertamenti, infrazioni che in parte ci aiutano anche la centrale operativa, noi avendo solo un agente che deve svolgere sia la parte di ufficio e anche la parte di, diciamo, codice della strada e tutto, siamo in una situazione abbastanza, diciamo, molto ma molto limitata. Quindi l'aiuto che ci viene dalla convenzione è a tutti gli effetti indispensabile adesso più che mai. Quindi io spero che in questi 6 mesi riusciamo a stilare una convenzione che sia favorevole specialmente al nostro comune di Casorate, e poi vediamo. Come hanno già detto il sindaco e anche il vice sindaco, la strada è quella, poi il tempo dirà se si arriverà lì o si deciderà un'altra cosa, però io spero di arrivare con una convenzione a totale vantaggio specialmente del nostro comune di Casorate. Grazie. Sì, Garzoni, però io leggo dalla convenzione, adesso ce l'ho proprio davanti, che già da quando è stata firmata nel 2016 risultava che a Casorate dovevano esserci numero personale 3, un ufficiale e 2 agenti. Quindi noi di fatto siamo sottodimensionati già da un po'. Questo è già all'interno della convenzione, di avere 3 persone, la chiamano, scusate, ve lo ripeto, un ufficiale e 2 agenti, sul territorio di Casorate. Garzonio, ma la convenzione è nata perché avevamo effettivamente un ufficiale, poi sappiamo purtroppo cosa è successo all'ufficio ufficiale che avevamo e 2 agenti. Però è nata così la convenzione perché c'era un ufficiale e 2 agenti. Alla convenzione si sa, chi va in pensione o un'altra cosa, non possiamo partire da una convenzione e pensare che alla fine della convenzione ufficiali, 2 agenti ci siano ancora. È partita così perché effettivamente avevamo un ufficiale che era l'ex comandante della polizia locale di Casorate e 2 agenti. Così è nata e così è partita. Scusate, sono sempre il sindaco. Il consigliere Garzoni l'ha accennato così en passant. Io vorrei ricordare cosa è successo a Casorate in questi anni. Non dimentichiamoci di cosa abbiamo dovuto subire. Noi siamo partiti con un ufficiale e 2 agenti, dopo che purtroppo l'ufficiale è stato coinvolto in una vicenda che dalle minoranze ci ha visto fare le barricate. E purtroppo si è conclusa nella maniera peggiore. Quindi non solo abbiamo perso l'ufficiale, che è stato poi licenziato, abbiamo perso in immagine, perché abbiamo subito un gravissimo danno d'immagine per questa vicenda, tant'è vero che è difficilissimo trovare qualche agente che voglia venire a Casorate. In tutte le graduatorie che noi abbiamo scorso, abbiamo fatto fatica a trovare qualcuno che venisse a Casorate, perché quando viene marchiato poi il marchio ti rimane, e questa cosa non dovete dirla a noi, che ribadisco, in 5 anni abbiamo fatto le barricate su questa cosa, siamo sempre stati presi a schiaffi e derisi da chi c'era alla maggioranza. Quindi
non mi venga a dire, consigliere, come mai. I motivi sono questi, e lei pensa che li sappia anche meglio di me. Quindi stiamo cercando con grande fatica di ricostituire un organico. Oggi, avendo un ufficiale in servizio e un sottufficiale che sono al comune capofila, non abbiamo l'impellente necessità di avere un ufficiale nostro, ma nelle nostre intenzioni, se lei va a guardare la pianta organica, l'organico medio previsto, potremmo anche valutare di prendere un ufficiale, perché nessuno ci può impedire di dire: signore, il servizio così non funziona, ci stacchiamo e andiamo per conto nostro. È un'ipotesi che io oggi non voglio nemmeno pensare, ma non voglio neanche escludere. Quindi siamo sotto organico per tutta questa serie di motivi. Dopodiché, assumere una persona in un ente locale è un'impresa titanica. Lo stiamo vedendo noi come Comune Casarate, lo sta vedendo anche Somma con, come ha detto il consigliere Garzoni, con i pensionamenti che ci sono stati, perché comunque gli agenti vanno in pensione come gli altri dipendenti e le assunzioni seguono tutte lo stesso iter. Devi pubblicare la mobilità, devi chiedere le graduatorie, c'era anche il vincolo prima della provincia, che bisognava chiedere alla provincia se aveva agenti a disposizione che non erano più in servizio per la provincia. Dopodiché, fatto tutte queste cose, fai il concorso, che anche lì è una cosa non per niente semplice. Quindi le motivazioni sono chiare. Sta anche a noi a cuore il fatto di avere un corpo di polizia locale che funzioni bene, perché la sicurezza, io lo ribadisco, deve essere data dalla presenza del personale sul territorio, con compiti di dissuasione e non di repressione. Questo l'abbiamo sempre detto, lo ribadiamo, stiamo cercando di arrivarci. Non è facile, ma stiamo cercando di arrivarci. È il motivo per cui ci siamo impegnati in questa operazione, che è quella del concorso pubblico. Boffi, io volevo dire ancora una cosa, un secondo, se può riprecisare meglio qual è stata la timeline intanto rispetto alle dimissioni, eccetera, tutte le questioni che lei ha elencato rispetto all'ufficiale precedente, perché onestamente a memoria non la ricordo attualmente, e altre due cose che ci tengo a precisare. La prima è che onestamente, personalmente, non perché non mi ritenga magari affine alle idee o meno, ma non, onestamente, personalmente non accetto che lei si rivolga a noi o che voi vi rivolgiate a noi come se fossimo l'ex maggioranza. Questa cosa è un po', a mio modo di vedere, uno strumento del quale, proprio detto, passatemi il termine, fuori dai denti, sono un po' stufo ed è un po' una scappatoia. Adesso stavo cercando di ragionare sulle cose seriamente, mi sembra un po' un modo di trattare il tema non in maniera corretta. Detto questo, lei si riferiva, volevo capire le tempistiche, appunto, perché lei si riferiva anche al tema del fatto che se io mi candido a un concorso nel comune di Casorate risulto marchiato, ma attualmente si sono candidati in 100, come lei stesso affermava prima, quindi mi sembra che le due cose siano in contrasto. Detto questo, non voglio mettermi adesso a disquisire su quale fosse la faccenda precedente, però comunque il tema della timeline, del fatto che siamo sotto organico magari da un bel po', adesso lei magari potrà essere più preciso, o non so se mi è sfuggito, mi sembra che comunque sia abbastanza corposo questo tema. E in ultimo, a questo punto, attenderemo anche di vedere quali saranno le aggiunte e gli adeguamenti che chiederete per la convenzione di luglio. Grazie. Allora, la vicenda dell'ex comandante si è chiusa, credo, eravamo già stati eletti noi, per cui credo che sia 2016, fine 2016. Un agente che era stato coinvolto anche lui nel procedimento ha chiesto la mobilità, e francamente le motivazioni che mi ha
addotto sono state tali da consentirgli la mobilità, anche se sapevo che ci avrebbe messo comunque in difficoltà lasciandoci con la gente solo, e quindi parliamo anche lì di 2016, fine 2017, secondo me, l'anno 2017. Ci siamo mossi per sostituire l'agente che è andato in mobilità e abbiamo assunto un agente nuovo tramite graduatoria aperta. È rimasto con noi, credo, un anno più o meno, e dopodiché, come ho raccontato, ha partecipato, ha vinto un altro concorso, ed è andato a lavorare in un comune vicino a casa sua. Che siamo sotto organico, quindi con un agente solo, anche questo penso averlo detto, è almeno un anno, contando i 6 mesi di fermo che abbiamo avuto proprio dall'agente che se n'è andato e ci ha tenuto bloccati con questa garanzia prevista dal contratto. Quindi questa è la timeline, come la definita lei. Guardi, prendo atto del suo essere stufo, sa quanto siamo stufi noi. Per cui siamo in due, ognuno rimane nelle sue opinioni. Io ho risposto al consigliere Grasso perché mi ha fatto una domanda che ho ritenuto pretestuosa, perché le vicende di Casalatte sono conosciute in tutta la provincia, per cui se voleva provocarmi, mi ha provocato. Per cui ho dato questo tipo di risposta, punto. Voi non avete niente a che vedere con la vecchia maggioranza, voi siete un nuovo gruppo e lavorate come nuovo gruppo, punto. Non c'è nessuna preclusione. Quindi la storia di Casalatte è storia di Casalatte, non possiamo far finta che non ci sia stata. Per cui andiamo avanti così, e voi fate il vostro compito di minoranza, verificherete come ho detto, e chi vivrà vedrà. Vedrete le scelte che verranno fatte all'amministrazione, potrete essere d'accordo o meno, è nel vostro diritto. Grasso, allora innanzitutto la mia domanda non era pretestuosa, ma rientrava appunto all'interno del mio compito di consigliere di minoranza, tant'è che io mi sono andata a leggere i documenti, ho richiesto la convenzione perché non ci è stata mandata, ma per l'ennesima volta abbiamo dovuto noi richiedere i documenti, e la convenzione prevedeva già di avere nel numero di personale 3 persone. Perfetto, perciò io ho soltanto chiesto al consigliere Garzogno, visto che ne stava parlando lui, ho detto ma la convenzione già lo prevedeva. Questa domanda mi è stata poi risposta, ma non la vedo per niente pretestuosa. Ora, sindaco, se lei mi dice che è stufo anche lei di questa faccenda, come lo è Isacco, come lo sono io, come lo siamo tutti. Io però ci terrei soltanto a ricordarle, e chiudendo qua la faccenda perché veramente siamo esausti, che siete voi, lei nello specifico, che continuate a tirare in ballo la vecchia minoranza, maggioranza, quel che era. Noi siamo un gruppo nuovo, come ha detto anche lei adesso, stiamo lavorando, ci stiamo mettendo d'impegno, lo stiamo facendo da soli, perciò basta affiliarci ad altre persone o ad altre cose, siamo noi 4. E siete soltanto voi che tirate in ballo la vecchia minoranza, la vecchia maggioranza o quel che era. Grazie. Garzogno, posso? Prego, consigliere. Consigliere Grasso, l'ufficiale e 2 agenti erano previsti perché era la situazione attuale, non erano previsti anche durante la convenzione. L'ufficiale e i 2 agenti, ripeto, erano previsti al momento attuale che abbiamo firmato la convenzione, e avevamo un ufficiale e 2 agenti. Se avevamo 2 ufficiali e 2 agenti, si veniva evidenziato 2 ufficiali e 2 agenti, ma non era previsto che durante la convenzione avessimo sempre un ufficiale e 2 agenti. Grasso. Sì, no, Garzogno, ma la mia non era un appunto sulla risposta che mi ha dato. Semplicemente stavo dicendo al sindaco che la mia domanda non era pretestuosa nel momento in cui io leggevo un estratto di un documento e facevo una domanda a riguardo. Basta, grazie. Garzogno, ma visto che ci ha detto che la convenzione prevedeva, la convenzione non prevedeva niente. La convenzione è stata scritta al momento attuale di di 2 agenti e un ufficiale, non prevedeva niente in seguito.
Grasso, allora se la mia parola prevedeva, significa che la domanda è pretestuosa, che io volevo provocare, dobbiamo tutti quanti darci una ripassata al dizionario italiano, perché altrimenti veramente non è possibile così. E con questo chiudo, perché mi sembra che la questione stia andando oltre a quello che è e stiamo esulando dall'argomento principale e non ho intenzione di fare polemica sterile che non ho montato io, grazie. Perfetto, direi che abbiamo già discusso abbastanza perché si parla del rinnovo, siamo già andati oltre a quello che era l'oggetto della discussione. Per cui a questo punto, se il segretario è d'accordo, metto ai voti la proroga di 6 mesi del servizio di convenzionamento con i comuni di Arsago e Somma Lombardo. Ok. Cassani, favorevole. Favorevole. Sì. De Molli. Favorevole. Garzonio. Favorevole. Valsecchi. Favorevole. Battaglia. Favorevole. Perazzolo. Abbiamo perso Perazzolo. Ha problemi di audio, Giuseppe, usa la mano. Perfetto, favorevole. Tajano. Favorevole. Scanelli. Ha il microfono spento, Scanelli. Paola, devi attivare il microfono, o se no usa la mano. Ha alzato la mano. Io non vedo. Scusate, non possiamo sentirla telefonicamente, magari mentre andiamo avanti con il resto dei voti? Piccinelli. Favorevole. Grasso. Contraria. Scandolara. Dottor Microni, sono Boffi, votava contraria a Scandolara, diceva. Sì, ho visto. Boffi. Contrario. Novarina. Contraria. Resta in sospeso Scanelli. Sto tentando, ma... Sì, sì, Paolo, ti sentiamo adesso. Favorevole. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli e 4 contrari. Immediatamente eseguibile. Cassani, per immediata eseguibilità. Favorevole. 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 Garzonio. Favorevole. Favorevole. Battaglia. Favorevole. Perazzolo. Giuseppe, usa la mano. Impossibile. Oppure usate la chat come ha fatto Cinzia prima. No, ha alzato la mano. No, Giuseppe ha alzato la mano. Tajano. Favorevole. Scanelli. Canelli.
Paola, non ci sei? Ha mandato un messaggio sulla chat che usiamo per la convocare, dicendo favorevole. Se la vedo lo posso prendere, no? Vediamo se riesco a mandargliela. È nella chat di WhatsApp, segretario. Sì, sto andando a vedere. Quella del consiglio. E comunque adesso c'è, se vuole sentire la voce. Scanelli. Abbiamo perso. Io sto scorrendo la chat, ma non... Quella del consiglio. Allora, aspetti che lo sto recuperando. Ci senti, Paola, ti sente? Mi sentite? Sì. Ah, favorevole. Ok, favorevole. Mamma mia, ragazzi. Disastro. Piccinelli. Favorevole. Grasso. Contraria. Scandolara. Non si può, cavolo. Contraria nella chat di Skype. Ok. Boffi. Contrario. Novarina. Contraria. Come sopra, 9 favorevoli, contrari 4. Perfetto, direi che abbiamo esaurito la discussione, per cui dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Buonasera.